Napoli e Fiorentina per il sogno Supercoppa, mentre a Milano sta arrivando il sogno francese. Ma è possibile? E quindi alla fine siamo qui, ogni anno siamo lì a interrogarci sul come una squadra potrebbe riuscire a iscriversi un campionato, costretta a vendere i suoi big e poi non li vende, costretta a fare zero acquisti e poi fa gli acquisti, e noi siamo qui in una sessione di mercato di gennaio a parlare di un possibile trasferimento, sempre a quella squadra, di un giocatore che guadagna 20 milioni all'anno. Grazie Steve. Grazie Steve. Grazie Zang. Forza Fucina, spade incrociate, cuore verde, cuore nero. C'era uno che faceva così con i fritchi, eh? Occhio Manfredi, occhio. Ma vediamo. Ma se dovesse arrivare Karim The Dream, non guardo più niente. Karim The Dream, basta, non voglio vedere più. Ok, ma se, al di là del fatto che non le vedi, chi è l'attaccante più forte in Italia da lì? Giroud? Beh, se la giocherebbe con Giroud. Vabbè, dai. Tanti hanno parlato, ma solo un uomo ha la verità in mano. E anche una sua sigla. Chiedo scusa. Buon pomeriggio a tutti. Ma benissimo, voi? Noi bene, ma vabbè, adesso non ci dire ancora niente. So che hai novità. Tu sapevi qualcosa di Karim? Ma io vi... adesso non voglio anticiparvi no, tutto, non però niente, non dire niente. Respira e sospira. Respira e sospira, Sainz. Amici della Rossa, amici della Ferrari, sbanderate, uscite fuori, sbanderate. Dopo un anno e due mesi, la Ferrari torna a vincere. Torna a vincere con Sainz. E andiamo. Grazie, mamma. 86. Che inizia a essere un fattore. Sono già 20 su questa settimana, che sono, come sono 22 quelle di Acciughina, che è il secondo massimo mecenate della Got League, e 25 quella è del nuovo presidente di OCB Sport, e sto parlando di Fabio Rivieni. Aggiornato già il tabellone. Molto bene Manmor, che sbatte fuori quell'interista di Naturel. Tu sei 86? Non lo sopporto. Così, tu sei 86, Manfredi, anno? 7. Ah, perché penso sia 86, Manmor. Te sembra di che anno sei? Respira e sospira. Respira e sospira, Sainz. Amici della Rossa, amici della Ferrari, sbanderate, uscite fuori, sbanderate. Dopo un anno e due mesi, la Ferrari torna a vincere. Torna a vincere con Sainz. E andiamo. Liga Acciughina, grazie Acciughina, mio fratello, dov'è Acciughina? Acciughina, si faccia vedere in chat per favore, e grazie mille. Tutti spandi mecenate che va regalato 18 abbonamenti. Acciughina. Grazie Ale. Va primo, comunque devi alzarti il microfono. Primo Acciughina. Ora è meglio? Così meglio? Credo di sì.
Meglio, mi sentite, ragazzi? Penso di sì. Oh, Acciughina chiede la maglia di Peach, oh. Minchia, qual è il problema? Acciughina, stasera vado, c'è il salotto della Got League. Allora ti dico, stasera o chiude la Got League o ti arriva a te la maglia di Peach, punto. Senza stare tanto a parlare e fare. Allora, vedremo. Lo faremo. Allora, innanzitutto, grazie alle Zurlo, meno 129 al gol. Faccio entrare gli altri ospiti. Partiamo da un grande esperto di calciomercato estero, forse il più grande di tutti, Dario Focardi. Ciao Darione, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Come stai? Che parleremo con lui anche della fine di Benzema, che è scappato, sembra. Grazie a Mammoro intanto che ne gifta altri 5. Lo scrivo anch'io, mecenate. Bravo Mammoro, bravo. Io ci voglio credere oggi, eh. Cuori naturel. Porta rispetto. Mammoro, che poi non so cosa sarebbe relativo. E faccio entrare, e lo dedico a Mammoro, e ad Acciughina, e a Fabri, il più grande interista di sempre, Andrea Spadoni. Perfetto, oggi sono dell'Inter, oggi sono dell'Inter. Spadox, ma hai cambiato, ragazzi, hai cambiato cam? No, un pochino sì, un pochino migliorato. Sì, stai molto meglio, sei molto più in HD. Bene. No, come grande interista in realtà volevo far entrare il nostro Surfa Sport. Buongiorno Surfa. Ciao a tutti. Festa grande a Milano per Surfa, già con i palloncini. Funzione. Stai sognando Surfa? Hai già messo la foto? No, ancora no. Però sai, ho ripensato alla live dell'altro giorno in cui parlavamo di Icardi, ma dopo le dichiarazioni che sono uscite, cioè vi immaginate ora Icardi all'Inter con Vanda che diceva quelle cose, cioè prima della Supercoppa, quindi confermo la mia teoria, meglio così. Cioè meglio Karim di Icardi? No, ma meglio, cioè in generale non ritorno di Icardi, poi sarebbe Karim the Dream, il giocatore più rapper dell'Europa. Tra l'altro a proposito di Karim, cioè di rapper, hai visto cosa ha fatto Kanye West ai denti oggi? Sì, ha messo una placca in titanio. No, sì, raga, ma è illegale. L'avete vista? Te Manfred, l'hai vista? No. Poi la faccio vedere. Comunque è pazzo totale lui, eh. Presa da un film, tra l'altro. Niente, si è fatto i denti così comunque Kanye West, ve lo dico. Noi ridiamo, poi fra qualche anno si presenterà Fube e Rosso in live così, eh. Alla Guattina. Va tutto bene nel mondo. E tu pensi che fra qualche anno esisterà ancora Fube? Guardalo, è preso da questo film. Porta rispetto a Fubbe, il più grande cantante, non ancora con questi denti, però. Ma. Sarno, ci sta pensando anche lei a farseli così i denti? Ma guarda, le ho già prenotato proprio. È alluminio, no? Poi in realtà, ragazzi, costa tipo $850,000 quel trattamento qua, ve lo dico. C'è una nuova scoperta, Manfred? In realtà è già venuto una mezza volta, però è uno che promette bene. Interista? Sì. Buonasera, Giorgio Lavaioli. No. Grande Giorgio. Mio fratello Acciughina, 25. Allora Acciughina, questa è di Matteucci, ce l'ho io a casa. Se non ti mandano,
prendendola oggi, quella di Pigi, perché magari non c'è di studio, anche se so che te l'avevano tenuta. Domani mattina mandami l'indirizzo su Instagram, te li mando io quella di Matteucci, con anche una mia canottiera sporca. Allora, vediamo un attimo il grande... Hai aggiornato la contabilità, Manfredi, della lavagnetta? Sempre primo, c'era poco da aggiornare perché... Grazie, Acciughina. Meno... Acciughina... Lui deve donare giovedì e venerdì, qui se non ce la got dona a noi. Ottimo, va bene così. Io... Allora, no, ragazzi, non l'ho ancora fatto. Vado sabato, faccio vedere la situazione come in questo momento. Adesso ho i miei capelli normali, diciamo. Se non me li rasassi a zero. Leandro, dovrò dire addio al mio abbonamento Occhio. Non ho capito. Se torna Leandro, ci doveva essere anche oggi. Pancio, scusami un attimo, sì. So che questa è l'ultima immagine del siberiano, no. Il porchettaro, ma ne l'avete visto, sapete qualcosa di quel porchettaro? No, non lo sappiamo. Perché questa è l'ultima immagine che abbiamo, è stato catturato. Ma allora ci dissociamo, tanto capito adesso, salutiamo e ci dissociamo totalmente ovviamente. Il nuovo elemento di OCV Sport. Giobì, Giobà, guarda te che roba. Un saluto, grazie Pancio, grazie Manfredi. Questo è un grande ignorante. Giobà, lei che squadra tifa? Così. Giobà, lei che squadra tifa? Io Inter. Grande, perfetto. Praticamente. Allora, andiamo sull'argomento. Lui Canu. Fa le live in piedi, non so se. Ma in realtà ti dico una roba, io quando lavoravo allo Zoo di 105, ma in tanti studi di radio si lavora sempre in piedi, perché in realtà il fatto di essere in piedi ti rende molto più attivo. Invece star seduto ti porta a drogarti. Io, in realtà, un po' per un problema di droga sto in piedi, che stare seduto è sempre quello che dicevi. Ah, ma proprio perfezio. Prego. Un po' anche morale. Forza Fucina, cuore verde, cuore nero, pallone da calcio. Allora, bannate chi non porta rispetto al più grande, al mas grande di tutto il mondo. Giorgio, hai letto la notizia ieri, praticamente cosa succede? Che io pensavo fosse Sebafrey, che è un amico di Benzema, ha detto che secondo lui, se va via Sanchez dall'Inter, non è impossibile che il francese venga all'Inter, visto che è in rottura con la sua squadra nel campionato arabo, giusto Dario? In realtà non voglio smontare nessuno, ma le notizie che io ho dall'Arabia, ti ho mandato anche delle foto, sono di tutt'altro avviso rispetto a quello che è uscito in Europa. Benzema è bloccato alle Mauritius perché c'è questo ciclone, potete fare una ricerca e emerge tranquillamente questa notizia, e domani o dopodomani al massimo rientrerà a Riyadh. È scritto così. Qui? Questa è l'equipe di stamani. Beh, però io avevo letto di un malcontento, Sì, però cioè, io ho parlato con fonti dirette vicino all'Al-Ittihad e mi hanno garantito che lui rientra, poi vattene a pesca, però questa è la situazione. Sì. Ieri Manfred circolava un video di Benzema che gli avevano chiesto che squadra usi a FIFA e lui ha detto l'Inter, quindi di questa roba. Sì. Lautaro Benzema, ragazzi. Ma che roba sarebbe? Ma che roba sarebbe, signori? Ma che roba sarebbe? Sarebbe una roba che... No, ma mi manda un po' in tiro. E anche solo pensarci. Mi dico la verità che è un po' che gigante, ragazzi. Allora, ascolta una cosa. Tu da 1 a 10, quanto sei innamorato di quest'uomo? 20. Allora, io c'ho un audio che mi ha mandato stamattina che ti farebbe innamorare di lui 100. Allora, però rischiamo, perché non è che c'ho il permesso. Vuoi che te lo faccio sentire? No, non si può, non si può. Questo comunque è il video che faceva riferimento Surfa prima, ragazzi. Credo che qua sarà la PlayStation con il Barça, o solo la dice un compagno tuo. Casa la Play con il Barça, tu? Dicono, giochi alla PlayStation col Barcellona? No. No? Okay, io gioco alla PlayStation, però no con Barça, con Inter.
Oh mio Dio! Oh mio Dio, Giorgio! 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 Basta! Giorgio! E basta! Giorgio! Forse dopo Ronaldo il fenomeno sarebbe il più grande acquisto della storia del secolo, forse? Ma Benzema a me è sempre piaciuto. Noi siamo evidentemente molto vicini al giocatore, mi pare di capire. Lui chiede 20, noi offriamo i nostri 0 e quindi si tratta. Diciamo che andiamo fino alla fine sulla trattativa. Ma no, io temo che non abbiamo neanche i soldi per pagare la benzina. Però in questi anni tante volte in questi anni è andata bene questo tipo di trattativa. Mi ricordo che anche Lukaku partiva così l'anno scorso. Sì, infatti è andato da un'altra parte l'anno scorso. Adesso francamente non ricordo neanche quale fu la dinamica. Voi volevate offrire 0, problema... lui voleva 15 e alla fine lo venne all'Inter. Sì, ma poi erano giri strani, avevamo inserito anche un giovane che è finito di là. Anche gol.it, ragazzi, esce allo scoperto, clamorosa indiscrezione sull'Inter. Benzema è una possibilità, perché intanto stiamo parlando se è possibile. Ma è vero, Dario, che lui non si trova bene là? Le voci che dicevano sono cazzate, che ci arrivano dai giornali dell'Occidente. Allora, è ufficiale che lui ha appena accusato per diffamazione uno dei ministri francesi che l'aveva accusato di essere, no, al soldo dei fratelli musulmani. Lui va spessissimo in preghiera alla Mecca. Io onestamente, poi può tutto succedere, ci mancherebbe altro. Però da quello che emerge dall'Arabia Saudita... Lui è insofferente nei confronti dei risultati della squadra, che è settima in classifica. Lui ha fatto soltanto 9 gol, cioè non si trova bene da quel punto di vista lì. Ma per il resto, che almeno emerge da quanto dai guadagna media lui? Circa 20 milioni l'anno con i bonus. Non lo so. Sarno, lei vuole dire... Io quello che voglio dire è che come avete detto voi, ovvio, non si esclude nulla, però in questo caso io mi sento di invece di escludere. È un'operazione quasi, io dico che è quasi impossibile. L'Inter dovrebbe far uscire Sanchez, che però attualmente non esce, e anche qualora andasse via Sanchez, l'Inter non sarebbe per niente in grado ad oggi di fare un investimento come quello di Benzema, che peserebbe tantissimo sulle casse del club. Cioè l'Inter sta facendo tanto per abbassare quelli che sono adesso i contratti che ci sono, non va ora come ora a pagare Benzema, ma anche solo 10 milioni all'anno. L'Inter in questo momento non è un'operazione che può fare. Poi ovviamente il tifoso sogna, ma qui c'è da convincere un club che l'ho acquistato e che lo paga 20 milioni all'anno, c'è da convincere Benzema a venire in Italia. Beh, in realtà però io vedo che ci sono delle sue voci anche verso l'Arsenal, cioè, quindi comunque magari lui... Non lo so, ragazzi, cioè, infatti per quello che ti chiedevo a te, Dario, come si trova, perché se, mi sembra che lo stiano provando a piazzare, poi che l'ingaggio è un ingombro importante. La cosa dell'equipe che ho mandato a Manfredi viene da voci vicine all'entourage del giocatore. L'equipe è uscita così. Ora, se l'equipe esce in questo modo, poi ho rispetto per tutti gli altri colleghi giornalisti, ma insomma, che cosa dice per capire? È che sostanzialmente rimane lì. Come c'è scritto, insomma, cioè al centro dell'attenzione mediatica dopo il fatto che non si è presentata alla ripresa degli allenamenti con la Al-Ittihad, Benzema ritroverà il suo club nei giorni prossimi e resterà in Arabia Saudita quest'inverno, secondo i prosci che sono appunto i vicini all'entourage. Comunque sono 200 milioni all'anno che lui prende, quindi avrebbe anche magari da pagare una penale. Sì. L'unico al momento che va via sicuro, ma perché stamani è stato visto vicino alla sede dell'Ajax, è Anderson. Poi per dire, stamani Gerrard è uscita con una notizia ufficiale che ha rinnovato per altri 2 anni con la Lettifac come allenatore. Firmino ieri ha dichiarato che si trova benissimo. Scusate, vai posso? No, non ero io. Sì, però, no, volevo vedere cosa faceva. Prego. No, ma scusate un secondo, adesso facciamo finta che sia tutto plausibile, no? Che l'Inter ha 20 milioni di euro per affittare uso foresteria il giocatore. Ma non ne costa 20, ragazzi, penso che ne costi 20 al mese, tipo, eh? Cioè il problema è quello. 20 al
io prima sentivo le vostre informazioni e dicevate 20 milioni all'anno, che sarebbero 10. Sì, no, no, 200, Gio. Senza decreto crescita arriviamo a 20. No, Gio. No, no, c'era l'ipotesi, perdonatemi, lui prende circa 200 là, però credo che se giocasse 4-5 mesi nell'Inter, favore, l'Inter dovrebbe mettere 20 milioni, questo credo di aver capito. Quindi più o meno, 20 che poi diventano 40 perché non c'è più il decreto crescita. Quindi l'Inter dovrebbe prendere per la terza punta, quindi quello che entra nelle rotazioni, fa gli ultimi 20 nelle partite strette e complicate, dovrebbe prendere Manfredi, 40 no. milioni. No, cioè, no, no. A me sembra un'assoluta follia. Io credo che il problema in questo caso sia Frey, che purtroppo ha un vistoso calo di popolarità. No, che allora, da qualche decennio. No. Salutiamo Seba, che è un amico. Mio idolo. No, per l'amor del cielo, guai a toccarlo. Però in questo caso temo che purtroppo la sua fisionomia si è gonfiata di 4-5 atmosfere da quanto ha smesso di giocare, inversamente proporzionale a quella che è stata invece la sua fama, che si è totalmente sgonfiata. Beh, mi sembra eccessivo. Ragazzi, ma poi la follia. Milioni di euro. Ma io non ci credo, ragazzi, io non ci credo. Aspetta un attimo, Gio. Circa 8,3 milioni ogni mese in cui sarà un giocatore della Lyttiad con la maglia giallonera addosso. 8 giugno 2023. Comunque lui dice che l'accordo annuale compreso di bonus è 100 milioni di euro, ragion per cui Benzema dovrebbe guadagnare 8,3 milioni al mese, caro Giorgio. Gioba, lei da giovane un po' ha speranza, giovane poi non mi sembra neanche più troppo. Esatto, giovane una volta in realtà. No, non ho speranze, ormai anche sentendo i discorsi che avete fatto già ne avevo poche, onestamente. Svegliandomi con questa notizia ho dubitato sulla serata di ieri, dico la verità perché non ricordo bene tutto, però non ci credo, cioè non, va bene sognare che è gratis, ma onestamente fino a questo punto, ragazzi, sai che Gioba lei quanti anni? Se Benzema va all'Inter dono 50 sub. Ma subito a chiedere l'età così, non so quanti me ne dai come no perché lei mi dà l'idea di essere un torre da grande così a primo momento. Porti rispetto a Gioba, non so se augurarglielo più che altro, però... scusa Seba, che Manfredi stava preparando una cosa di quale si dovrebbe vergognare. L'Inter del futuro, mamma mia. Ma secondo voi se dovesse arrivare lui e Lautaro, cioè Thuram non lo fanno giocare mai? Beh, come no? Può giocare con l'Empoli Thuram se arriva Benzema. No, perché? No. Nelle Thuram sfide può decisive... lavorare bene. No. Non credo, perché Thuram come la vede, Spadoni? Io la vedo che io invece voglio essere ottimista, perché secondo me prego. Benzema ha bisogno? Benzema ha voglia di venire in Europa, sta giocando troppo male là. Poi non conosco le notizie perché ascolto quello che dice Dario, però da profumo che io leggo molto, quindi secondo me lui ha voglia di venire a giocarsi una partita importante con l'Inter. Resta la difficoltà economica, ma se esce Sanchez, perché no? Con 20 milioni è fattibile, ragazzi. 20 milioni è fattibile. Vabbè, però 20 milioni te lo prendi per marzo praticamente, poi lo devi ridare indietro. No, secondo me con 20 milioni fino a maggio-giugno se lo riesci a tenere. 20 milioni, ragazzi, è fattibile. Vai via Sanchez, togli qualche altro mediocre e arriva bene. Sai invece, sai cosa penso io? Perché io li conosco bene. Allora, i giornalisti vicino a questa società qui, che sono molto amici, della società, quando iniziano a dire tutti no, sicuro non viene, occhio che stanno tramando qualcosa. Io li conosco bene. Quando si mettono tutti insieme a dire la stessa cosa, occhio che lo stanno facendo apposta, perché Marotta è molto furbo. Gli dici, guarda, no, voi dite che è impossibile, poi io mi presento il 30 gennaio e mi dico, sei un mito. Vedrete come andrà a finire sta storia. Allora, avevamo interrotto Sarno.
Sì, no, io dicevo solo che allora facciamo anche conto che Benzema fosse da piccolo tifoso dell'Inter, quindi cioè, stiamo parlando di quindi che il suo sogno fosse in questo momento venire all'Inter a tutti i costi. Cioè, noi stiamo parlando dell'Inter, che è una società che ha Marotta come dirigente, che addirittura è stato, tra virgolette, criticato perché era lui, secondo alcune voci, era lui che non voleva l'acquisto di Ronaldo alla Juventus, e stesso lui ha detto: io non è che non volevo Ronaldo, semplicemente io ai conti della società ci tengo molto e quindi voglio, per una questione di bilancio, eccetera, non posso pagare stipendi di un certo tipo, con una certa tipo di somma. E noi, cioè, adesso diciamo, crediamo che l'Inter in questa situazione economica vada a prendere adesso Benzema e pagarlo 20 milioni di euro come stipendio, che per me è una cosa impossibile, cioè una cosa che proprio, o se ci fosse Fassone all'Inter ci crederei di più, ma con Marotta, con una società comunque con dirigenti bravi, io non ci credo. Attenzione, ma uno è l'uomo che faceva le live con Torre, lui, no? Rossi. Cioè, da quando è andato via Torre? Ho capito. Qua... No, sì, no, sono a letto, no, meglio non mi faccio vedere adesso. Sono... No, vabbè, però tu sai che cosa ti voglio chiedere, no? Cioè, allora... Ma guarda, siccome non saresti il primo, penso di aver capito di cosa andremo a parlare. Allora, io ti voglio chiedere, Benzema al posto di Sanchez, tu dici, ma guarda che secondo me non è così impossibile, siccome io penso che tu conosca Benzema e conosca anche Sanchez, io per non saperne leggere le schede la vedo impossibile, perché secondo me Sanchez, anche se ci avrà poco spazio, se ne sta qua, magari si vince dei trofei, gli fa curriculum, ma Benzema con tutti quei soldi lì, però mi dici che Gagliardo l'ha messo fuori rosa, o comunque ho letto da qualche parte che Gagliardo non fa più giocare e Benzema vuole rientrare in Europa al volo. Allora, guarda, io mi sono fatto questa considerazione oggi, ne ho parlato, perché penso che avrai sentito le mie parole. Certo che ho sentito, se no mi perdiamo esatto. Di notte. Allora, succede che ovviamente, senza fare nomi, sai che io quando dico una cosa, da questa cosa qua, perché qualcuno, ne ho parlato con delle persone che sono nell'ambito calcistico importanti, e ci siamo messi a fare... Perché Frey non è solito, raga, dire queste cose qua, non l'avevo mai sentito. In effetti no. Dei ragionamenti, ragionamenti, sai, è tutto nato dal discorso che comunque l'Inter è partito a Riyadh, insomma, per le partite che andranno a giocare. Sì, lo so, sono là. Esatto, e niente, parlando di più del meno, tra l'altro, che facendo, sai, il posto dove comunque gioca Benzema, e tra l'altro parlavamo e ha detto, guarda che se tu vai a vedere, oggi il quadro di Benzema è che là è già in rottura dopo 6 mesi con il club, è stato messo fuori rosa da Gallardo, penso che... Però lei, Dario, te Dario dicevi che non è vera sta cosa qua. No, c'è il ciclone alle Mauritius. Io vi dico Benzina. Quello che mi è stato detto a me, poi ho fatto una verifica e c'è effettivamente, non so se avete visto, sono inondate le Mauritius, sono sott'acqua. E lui è andato lì in vacanza, questa è confermata. Banalmente loro... Lui è andato, prima è andato all'isola di Reunion, dove c'era quella foto dall'isola di Reunion, no? E poi dopo si è andato alle Mauritius e non è riuscito ad arrivare in tempo al gabbia libera che doveva rifare la Etihad. Queste sono le informazioni che ci sono. Poi, ragazzi, tutto può succedere. Lui avrà litigato, discusso con qualcuno là. Sicuramente non si sta trovando bene. Sono già qualche giorno che escono fuori un sacco di interpretazioni, dichiarazioni da scontrarsi tutto, dove dicono che probabilmente lui vorrebbe tornare in Europa per chiudere il cerchio bello della sua carriera. Okay. E ovviamente è stata affiancata a un po' di squadre e è venuto fuori che il nome dell'Inter. Ho detto, ma il nome dell'Inter. In effetti, il primo impatto è stato wow, la vedo veramente molto difficile. Però... Se tu fai un calcolo, comunque, oggi la situazione dell'Inter, insomma, nel reparto offensivo è abbastanza chiara. Tu hai due grandi giocatori, che è Lautaro Martinez, capitano, trascinatore di questa Inter, sotto tutti i punti di vista. Tu hai Marcus Thuram, che è stato veramente una grande rivelazione per tutti, ne sono molto contento. Sicuramente stiamo vedendo Alexis Sanchez, comunque, stanco, sottotono, io credo. Sì, però a me è questo quello che a me mi... Cioè, che Benzema non è che lo puoi prendere al posto di Sanchez, cioè non siamo in quella condizione. Cioè, se loro mi dicessero vuol partire Lautaro Martinez, partirà Lautaro, e si stanno muovendo, ma così mi sembra proprio difficile. Porre con tutto però rispetto, Sanchez guadagna tanto, quanto guadagna Sanchez? Ma ho capito, Manfred, ma... guadagna. Vabbè, sì, ho parlato di Benzema per Sanchez, al di là di cosa è vero o non è vero, cioè come si può pensare che Benzema venga casomai, se fosse vi ritirare questa cosa, all'Inter a fare il terzo, se lui sta male all'Etihad perché non gioca e non ha risultati, cioè, insomma, 5 Sanchez, ragazzi, o 2.5, non ho capito, scrivete un attimo in chat, 2.4, 2.5 dicono in chat. Sì, Sanchez guadagna sì, più un totale di 3, diciamo. Secondo me lui non è che sta male lì perché sta giocando male, secondo me
è finito un po' l'hype del calcio arabo. Sento molti che vogliono tornare in Europa, perché alla fine io dicono, se tu sei... Però secondo te, Sulfo, è finito qua l'hype in Italia, è finito là? Perché alla fine se prendi 200 milioni all'anno, cioè, mo adesso io ho tutto però, il bene del mondo all'hype, però... Se mai 100, cioè, andare lì, che comunque c'è tutta una serie di restrizioni, non c'hai gli stimoli... Cioè, certo, immagina i Benzema, tutto quello che vuoi. In Europa, in Francia, Real Madrid, che emozioni viveva rispetto a lì? Dice, ma io già ce li ho sti soldi, no? Ho fatto l'esperienza anche in un anno. È un musulmano praticante, Benzema, io ve lo ricordo, questa cosa ve lo dissi mesi fa, proprio qui, cioè, da voi. Però posso chiedervi, dirvi una cosa scoma, ma secondo voi Benzema, comunque, con Thuram e Lautaro, fa come dice Manfredi, gioca? A oggi? Ovvio. Partite decisive gioca sempre. Vabbè, certo, ma scusate, dai, la domanda che vorrei fare è in forma Benzema ad oggi? Perché io non seguo molto il calcio. Chiedo, non lo so. Ma non ne ho la minima idea. Sì, gioca tutte le partite. Ok. Vabbè, ma però là, dai, cioè, penso che insomma... Vabbè. Provando a trovare la Saudi League un attimo. E lui era sparito dai social ed era andato di nascosto, quindi c'era un po' di notizie, cioè c'era un po' di roba strana dietro sto viaggio, non era solo una vacanza, secondo me. Beh, la gente rosica perché viene Benzema, perché comunque sarebbe un grande campione, ma non credo proprio, ragazzi, è improbabile. Poi fosse al posto di Lautaro o di Thuram che se ne va via. Taremi però è ufficiale, no? Seba, tra l'altro... Taremi è quasi concluso l'accordo che legherà Taremi all'Inter, ma sarà quello l'attaccante dell'Inter. Diciamo, l'Inter è molto facile capire quello che sta facendo l'Inter adesso. Marotta è molto bravo, ha come attaccanti Thuram e Lautaro Martini, ha come attaccanti Lautaro e Thuram, e vorrebbe Seba. Sì. Intanto la squadra di Benzema sarebbe questa qui, che è settima, che ha perso le ultime tre partite. Poi, Seba, perdonami, tu fai questa cosa qua, ma non calcoli che bisogna portare al termine un anno dove la dirigenza vuole assolutamente uno scudetto, ok? E io ti dico che se a Thuram e a Lautaro gli viene un raffreddore, è molto triste, perché Sanchez non gioca più a calcio. Arnautovic è uno fragile che comunque anche quando gioca non è che incida così tanto, quindi secondo me provare uno per 5 mesi soltanto, come tra l'altro faceva un sacco di volte la Juve quando vinceva gli scudetti, che si prendeva 5 mesi Quagliarella, 5 mesi Borriello, io non la vedo una cosa così clamorosa. Ma no, Manfred, gli serve una persona, un attaccante, per forza. Manfred, il problema è che io, cioè, diciamo, darei ragione qualora l'Inter, diciamo, se l'Inter stesse facendo di tutto per portare Taremi con quell'accordo già concluso già per l'estate, di portarlo qui, diciamo, a gennaio, allora lì ti dico, ok, cioè, nel senso ha senso, ma Benzema è un colpo che, cioè, non è solo una questione che la società... va a pagare quei 20 milioni e va bene così. C'è una questione che proprio a livello di bilancio impatta in maniera troppo negativa tutto quello che è il club, e il presidente, che è Zhang, non sarebbe assolutamente disposto a una cosa simile in questo ma in carcere Zhang, raga, poi ma o così, no? Ma anche la Juve nessuno lo sa. Nessuno sa dov'è, e questo è il bello. Un po' di soldi arrivano per Benzema, dai. Scusate. Prego, Gio. Scusate. L'intervista di Gianluca Rossi a Frey ci chiarisce ogni dubbio, cioè Frey non ha mai parlato con Benzema, cioè quello che dice da Frey da cosa riguardo... lo dice, scusa? Da cosa lo evince? Lo evince perché lui non cita un suo dialogo con... lo evince, non so, o da una sua speranza, o da una seduta spiritica che verrà all'Inter, ma non c'è nulla, cioè lui è un amico di vecchia data che pensa che potrebbe andare così, ma non c'è una notizia. Poi in realtà è là Benzema isolato in mezzo ai tifoni, non è neanche un ambiente che ci è congeniale. Noi siamo quelli delle eruzioni vulcaniche, non quelli dei tifoni. No, vabbè, ma adesso... Oh, comunque notizia di adesso, ragazzi. Non funziona così, è un qualcosa di assolutamente labile. Stavo guardando non c'è nulla, purtroppo un attimo.
Guarda, su Twitter dicono giocare per l'Arsenal sarà un sogno che... Poi tradotta di merda, ragazzi, l'ho tradotta, eh. Comunque potrà essere un sogno, non so, che diventerà realtà. Ammiro quel club da decenni. Minchia. Che poi l'Arsenal, voglio dire, non è in una situazione... Spadox! Anche lui in Inghilterra. Quello è il rischio, infatti. Io credo che Benzema arriverà in Europa, sarà molto difficile portarlo all'Inter, io ci credo. Dicono sia fake, raga, non lo so, lo sto, ci stavo guardando su Twitter. Ma vi dico, secondo me è uno stipendio talmente grande, talmente alto, che comunque difficilmente, diciamo, sono tante fake news, perché comunque uno che fa click, ovviamente, noi abbiamo fatto anche il titolo su quello. Staremo a vedere, dai. Seba, invece, per quanto riguarda il resto del calciomercato, non so, ragazzi, se avete qualche domanda anche voi, cosa ci puoi dire sull'Inter? Rimaniamo sull'Inter, non so se Surfa ce n'hai delle altre oltre Taremi. Sull'Inter in questo momento sia Taremi, ma l'Inter, come dicevo, è super in vantaggio per quanto riguarda Zielinski, nel senso, prima c'era anche la Juve, adesso l'Inter è la sola squadra ad essere su Zielinski, e vorrebbe chiudere l'accordo appunto per far arrivare a giugno sia Taremi che Zielinski, quindi sistemare sia il centrocampo. Anche Zielinski parametro zero? Zielinski, sì, certo, stanno certo. Trattando appunto questo per questo è il loro mercato, cercare i parametri zero. Sensi in uscita, oltre che Sanchez, Leicester, chiedono? Sì, Sensi ha già l'accordo con Leicester, in questo momento si sta, diciamo, sta cercando di concludere l'operazione, però diciamo che ci sono buone possibilità di riuscita. Ok, intanto conferma da Ciughina che è invitato dove vuole. Surfa, non so se te avevi altre domande sull'Inter, che sennò andiamo anche sulle altre squadre, o no, Giorgio? Penso sia normale fare mercato un po' a risparmio. Poi io l'altro giorno ho pubblicato la classifica delle squadre con più debiti della Serie A, no? E tutti parlano dell'Inter con gli 800 milioni. Alla fine c'è seconda la Juve con 791 e terza la Roma con 688. Il Milan è sesto con 250. Quindi alla fine c'è sto demone Inter con i super debiti, ma anche le altre non è che stanno messe benissimo, se vai a vedere. Ma Surfa, ma che debito è 2,50? Non è un debito. No, però ok, ma la Juve 7,91, non c'è tutta sta distanza alla fine. Ah no, ma certo, ma la Juve si sa solo con la differenza, Surfa, che la Juve è in una situazione che il proprietario può, di tasca sua, come ha fatto negli ultimi anni, mettere 200-300 milioni all'anno. Invece l'Inter è una situazione in cui il proprietario è disperso, cioè è questo il reale problema. Cioè la Juve possono dire ok, ricapitalizzazione 300 milioni, e questo invece dice no, non ci sono, prendiamo i parametri zero, speriamo di vendere qualcuno. Questa è la reale, di poi la Juve è chiaro che ce li ha pure. Tanto Lollo, la voce di AC Milan, oggi ce ne esce con un video su Tutankhamon, perché comunque è importante per i milanisti in questo momento cambiare argomento. No, Manfred? Ma non lo stai studiando tua figlia? Non siamo ancora arrivati a Tutankhamon. Perché anche lui c'ha un figlio, secondo me è la stessa cosa. Sì, allora, su Milan, qualcosa? Io vi saluto, ragazzi. Allora, a presto. Una cosa ancora. Grazie, Dario. Grazie mille. Andrea, giusto una cosa, proprio buonissima. Leggevo la chat, dove le leggo? Calcio e finanza. Cioè, io ho soltanto riportato una notizia di calcio e finanza sui bilanci del 2023, quindi non ho interesse a dire una cosa. Perché cosa ti aveva scritto la chat? Che non è vero, che Milan sta in positivo, non date false informazioni. Io invece riporto cosa è scritto su calcio e finanza. Ricordo che non siamo una testata giornalistica, non facciamo informazione, atto 100.000 che lo diciamo, però continuiamo a utilizzare questo programma per fare informazione. Tranne Sarno ovviamente. Sì, e no, allora, tra l'altro hanno fatto una domanda molto molto interessante, perché ho questa notizia e hanno chiesto molti se Jerome Boateng è vicino alla Salernitana. Tra l'altro, bravi, cioè su calcio e finanza, ragazzi, smettiamo di aizzare calcio e finanza all'anima del cazzo, per favore. Scusa Sarno, però tutte le volte pare che c'è solo Marco Pino, punto. Sai che non sono sicuro che lavora più per calcio e finanza. Allora hanno perso l'ultimo baluardo. Prego Seba. No, infatti molti stanno chiedendo di Jerome Boateng a Salerno, quindi alla Salernitana,
l'affare è vicinissimo alla conclusione, quindi in Italia arriverà questo campione, questo giocatore importantissimo. Grazie a Ribéry, grazie a Ribéry. E vi dico anche un'altra cosa. Chi è? Come si chiama? Boateng. Fratello di Boateng. Ah, Boateng, Jérôme Boateng. Ex Bayern Monaco, no, ancora non ho scritto niente su Twitter di riguardo Jérôme Boateng, però è vicinissimo all'arrivo in Italia. E vi dico anche questa notizia che mi è arrivata da poco, che diciamo la Salernitana starebbe facendo il possibile per chiudere tutto già oggi, e qualora si chiudesse l'accordo oggi, Jérôme Boateng potrebbe arrivare già stasera a Salerno. Ci può stare. Ma quanti anni ha adesso Boateng? Fammi andare a trovare. Seba, se la sente di fare una raffica? Sì. Non so se qualcuno... qualcuno però qualche... ragazzi, scusate, Boateng alla Salernitana è una cosa folle, eh. Vabbè, come la roba di Ribéry, Manfred, è sempre quella... Cioè, loro hanno quel concetto lì, che prendono degli ex grandi campioni e si spera che faccia un po' meglio 35, di Ribéry. 35, eh? 35, da quant'è che non gioca a calcio? È un po'. Da 5 anni, chissà, dico. Che sono le cose che se ti vanno bene, però hai fatto... Ah, 7 mesi, dicono in chat, indicativamente. Boh! Non mi dispiace per niente. Ma anche a lui non dispiace, finalmente ha trovato qualcuno a cui rubare lo stipendio. A mio modo di vedere. Ma lei che tipo di interista è, Gioba? Io sono un interista che segue solo l'Inter, cioè nel senso, infatti mi sento che il calcio lo seguo, ovviamente qua la leccata lunga vita è sport. Poi però per il resto solo Inter, quindi un interista autoreferenziale. E che fai sono tu? Tutti così, Gioba, sono che tutti fai, così. Che fai tu su internet, Gioba? Io, vabbè, oltre a fare il pirla tendenzialmente... Ah, ci sta. Mi occupo di commentare, anch'io ci tengo a dirlo, Pancio, non faccio informazione, commento i giornali, uno diverso ogni giorno. Tipo oggi cosa hai commentato? Oggi ho commentato Libero, la rivolta dei Somari, infatti sono qui su ACV Sport. Perfetto, allora non so se qualcuno c'era qualche domanda di mercato, Joe, o notizia, o surfa, se no dopo andiamo anche su... il prepartita di stasera, ragazzi, che si gioca tutto tra Napoli e Fiorentina, grande derby in casa nostra, tra l'altro. Sì. Tra Salumiere, prego. No, dico per quanto riguarda siamo partiti da Benzema e siamo finiti a Nonno Boateng alla Salernitana. E purtroppo dalle cose che aspettavamo e che speravamo siamo passati alle cose concrete. Detto che il momento più sublime della trasmissione è stato quando Pancio ha fatto impallidire Gianbruno tirandosi sulla patta dei pantaloni, lì è stato un momento straordinario. Nostro! Scusi. Buongiorno, Seba, buongiorno. Allora, per quanto riguarda buongiorno, il Milan diciamo sta continuando la trattativa nonostante la smentita di Cairo di ieri, che ha detto non vendo buongiorno a gennaio, che non è proprio una smentita, nel senso che lui veramente preferirebbe venderlo alla fine dell'anno, proprio perché pensa che il suo valore possa aumentare. Quindi adesso ha chiesto quasi 40 milioni di euro, ripeto, e il Milan farà un'offerta, penso che arriverà già oggi al Torino, di 20 milioni più Colombo. Il Milan diciamo si aspetta una risposta positiva, però è difficile che questa avvenga, anche perché loro hanno chiesto anche Simic, che il Milan non vuole dare. Dicono Mourinho Napoli? Mourinho al Napoli lo escludo. Io dico che anche ieri sera, tra l'altro, me l'hanno ribadito, l'allenatore diciamo più vicino, sempre secondo le mie informazioni, al Napoli per quanto riguarda la prossima stagione potrebbe essere Stefano Pioli. Bravo. E io ribadisco le cose che ho detto. Buongiorno e complimenti al Napoli. Io, scusami Neapoli, se ribadisco un concetto che ho già detto settimane fa, oggi lo dico, non dopo, in qualsiasi squadra andrà Pioli e qualsiasi allenatore verrà al Milan, l'anno prossimo Pioli finirà sopra il Milan, la classifica, ok? Qualsiasi squadra, anche che va a quelli scappati di casa della Roma,
Pioli arriverà sopra il Milan, ok? Lo dico oggi, quindi con Conte arriva Conte, prego, prego. Arriva Pioli sopra il Milan. Prego, Giorgio. Posso aggiungere che secondo me farà molta meno fatica Pioli a trovare una società di livello di quanto ne farà il Milan a trovare un allenatore di livello. Giusto, giusto. Sono d'accordo. Allora, dobbiamo andare su Napoli e Fiorentina. Grazie Gio, grazie mille, grazie Surfa di essere stato con noi. Grazie Gioba, grazie mille ragazzi. Grazie a voi. Complimenti, ciao, Gioba. Ragazzi, vi saluto anch'io. Ciao Seba. Ciao ragazzi. Ah, Seba, Seba, aspetta un attimo. Sì, sì, sì. Facciamo, Seba... Facciamo 5 minuti di raffica. Domande, chat libera. Sanno risponde. No, voglio fare un attimo una roba. Sei pronto, Seba? Sì, 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 prontissimo. Difensore Napoli. Te la metto difensore io. Difensore Napoli, ho chiesto al momento non è, rinnovo non Allegri. Rinnovo Allegri, Allegri da quello che mi dicono con ogni probabilità rinnoverà con la Juventus. Esterno Fiorentina. Esterno Fiorentina, ad oggi non ci sono novità. Per quanto riguarda Suyuncu Roma, che leggo anche lì tra le domande, c'erano stati contatti, ma adesso diciamo non si sono poi sviluppati in una possibile trattativa. Brecalo. Per Brecalo ancora situazione in stand by. Candreva Lazio vi dico già assolutamente di no. Conte. Conte è l'opzione primaria del Milan, l'opzione secondaria è Thiago Motta, ma Thiago Motta è anche l'opzione più plausibile oltre ad essere secondaria, proprio perché diciamo è l'allenatore ad oggi più vicino al Milan. Per quanto riguarda invece sì, alla Fiorentina no, ad oggi questo vi dico ancora di no, anche perché in Atletico vi dico no, però vi dico che un giocatore che potremmo rivedere prestissimo in Serie A è Mbaïen Yang, ex conoscenza del Milan, è quasi fatta col Genoa, nell'ultima ora c'è stato anche un piccolo inserimento da parte dell'Empoli, quindi molto probabilmente vedremo Felipe Anderson rimane alla Lazio? Felipe Anderson al momento ha dato priorità alla Lazio, però la Juventus ha offerto di più, quindi a parità di offerta lui resta alla Lazio. Ad oggi però questa parità non c'è perché la Juventus ha offerto di più, quindi ad oggi più vicino alla Juventus che alla Lazio. Basta, perché mi stanno trollando come le merde in chat, dovete andare a far più. Grazie Seba, andiamo su. Ultima, hanno chiesto Gudmundsson Inter, Gudmundsson tra Inter e Roma per quanto riguarda il mercato estivo e non invernale. Grazie Sebi, grazie mille. Seguitelo, ragazzi, su Twitter, ragazzi. Faccio entrare gli amici del Napoli e della Fiorentina. No, è tornato. Anche se perdi o pareggi, io sto con te, perché sono troppo innamorato, sì. Io di te, ma dovrei. Vabbè, però questa è stata forse anche come prima il primo grande successo, Gio, Esatto, grazie. Non si scorda mai, è sempre lì salvata, Gio, te lo dico. Non ho capito. Ho detto, vedevo che stavi cercando la canzone. Ma quando ma che è la parodia di cosa? È proprio un inedito. No, di Blanco, giusto? No, di Blanco. Ti ha scritto per farti complimenti? L'ha sentita? No, mi ha bloccato. Ma si vede che ti Signori, buongiorno direttore. Complimenti a Napoli. Complimenti a Napoli per il passaggio del turno. Complimenti a grazie, Napoli. Flavio, complimenti grazie a Napoli. Grazie, ecco, vabbè, il solito. Ci sono anche fiorentini, però, che non fanno così. Forse il più grande giornalista di Firenze, Filippo Caroli. Ciao ragazzi. Bene Filippo. Ciao, Fili. Tanta roba. Ciao, senti, ma prima di buttarci dentro posso far vedere una cosa che riguarda uno degli ospiti e qui prego. Ciao, scusa, ti posso fare una domanda? Cosa fai per permetterti questa macchina? Faccio il moderatore sotto i post di Enix. Si guadagna quindi? Quando insulti piglia. Grazie. Allora. Mamma mia. Pelle d'oca, ragazzi, non so se si vede. Allora,
Tanto iscrivetevi a seguire la pagina del nostro sponsor. Allora, possiamo dire che chi non dona almeno mettete segui alla pagina di Carsoul, ragazzi. Assolutamente, grazie. Meno 75 al gol. Giovanni Pioli. Non lo sapevi? No, no, ma ringrazia Cristo. Ma magari leggeri grazie a Cristo. A parte ho letto pure di Mourinho. Allora, aspetta. Allora, tu oggi anche quello là che è entrato con le mani nella testa. Se tu oggi non vuoi Pioli, devi dirlo, non che poi a dicembre quando sei primo in classifica vieni a fare le canzoni. Ma guarda, dimmi oggi se non vuoi Pioli. Basta, guarda, non voglio ripensamenti. Oggi lo vuoi o no? Allora, il mio desiderio ad oggi si chiama Conte, perché penso che quello là può, capito, riportare un po' di... Ma è fatta per italiano, ragazzi, è fatta per italiano, a Napoli è fatta. Beh, italiano è molto più simile a Spalletti di Conte, Gio. Italiano pure, sì, è un bel nome, pure mi piace. Allora, per quanto riguarda Mourinho, credo che sia troppo legato a un vecchio gioco del calcio, anche se comunque quest'anno, arrivando in Conference... Mai dire mai, ragazzi. Ci può dare una mano. Pioli, boh, non lo so, nell'ultimo anno non mi sta piacendo proprio, è vero, ha vinto uno scudetto, ha fatto giocare bene il Milan, però non è che mi sta piacendo tantissimo. Poi Manfred è inutile che annuisce, segnatevelo. Allora è ovvio che se dovesse venire qua ci fa vincere, ma sti cazzi, cioè, voglio dire. Quindi non conta nulla avere un'idea, cioè, l'importante è che uno te va a vincere. No, te l'ho detto la mia idea oggi si chiama Conte, mi piace italiano. La mia idea è questa. Ma ragazzi, posso fare chiedere Napoli, cioè una volta la Supercoppa non era tra chi vinceva il campionato e chi vinceva la Coppa Italia? Esatto. Hanno cambiato la formula quest'anno, Andrea. È cambiata perché penso che abbia ricopiato quella spagnola che va molto bene, se non esattamente. Quella spagnola è molto vista, quindi l'hanno ricopiata. Il grande errore, ragazzi, è farla in Arabia. La facevi in Italia, la più bella. Vabbè, Flavio, però... Vabbè, ma Flavio, il calcio del popolo, la Serie A, il calcio per tutti, Tu perché ragazzi, la vuoi fare in Italia? Non siamo natieri, sappiamo che è un discorso di soldi, ma pensa se la facevi... Pensa se queste tre partite le facevi a Palermo, o a Catania, o a Bari, cioè in piazze che hanno fame di calcio, che il calcio... A Reggio Emilia... Al sud, ragazzi, perché al perché sud, e basta, non ho capito, scusi. È perché il calcio al sud non c'è più, perché ormai le in Serie A sono tutte del centro-nord, se te lasciamo il Napoli. Quindi riporti il calcio al sud, riempi gli stadi, i tifosi ci possono andare, perché parliamoci chiaro, se noi incrociamo le dita dovessimo andare in finale, non penso perché Napoli è campione d'Italia, è fortissimo, non ci andremo. Però sarebbe stata un'occasione per i tifosi della Fiorentina per fare un'altra finale, avremmo riempito lo stadio, eccetera, eccetera. Quindi hai tolto... Però se arrivate in finale, cioè perdere tre finali di fila, cioè una la devi vincere. Cioè non si può. Per questo noi siamo talmente così intelligenti, Manfred, che non ci arriviamo proprio in finale. Allora, c'ho il video dell'arrivo di Ngong di pochi minuti fa, se volete... Prego, Manfred. No, non è questo. Prego. La foto. Ngong è a Napoli? Ufficiale? Mica, ragazzi, è lì sta per firmare, credo. Ma ragazzi, sì, ma questo è il giocatore potenzialmente più forte che abbiamo in Italia in questo momento, Beh, io non so cosa voglia dire potenzialmente adesso nella tua testa, però è un buon attaccante esterno. Ma quindi l'altro esterno a destra va via? Lindstrom, come si chiama? No, come si chiama quello? È probabile, perché non ha mai trovato spazio, né con Garcia. Occhio, Giova, che si parlava anche di Politano. Sì, parlate di Ngong. Tra l'altro, a me la prima volta che me ne ha parlato è stato Luca Didi, il tattico, quando abbiamo fatto la cosa... bravo, Ngong, raga. Del fantacalcio. No, ragazzi, devastante, secondo me. Giova, sei contento? Anche te, Napoli? Sì, è un buon... Secondo me è un buon rinforzo. Per far rifiatare sicuramente Politano, perché come abbiamo ma non la vede più la partita Politano, ragazzi, ma secondo me vi dico Ngong potenzialmente Ngong entra e inizia a segnare, gli toglie il posto, ragazzi. Mamma assolutamente. Tra l'altro scippato alla Fiorentina, cosa? Scippato alla Fiorentina, tra l'altro. Scippato offrendo il più del doppio, Esatto, noi abbiamo offerto 8, tu hai offerto 20, anche giovane.
È un po' come quando si dice che il Penguin ha scippato un giocatore, lui lo paga 4.000 euro, gli altri zero, non è scippare oh. pagato. Aia. Cos'ha? 23 anni giustamente, fa 24 quest'anno. Sì, sì. Maggio lo fa minchia. Neapolis, a parte che ha un baffo un po' meno col cazzo dritto rispetto all'altro, quello a sinistra, le dico la verità, si vede un po'. Sambuscia, ma se non le dagli un giro, quello dall'altra parte. Oh, là. Tra l'altro, raga, l'altro giorno stavo guardando un film, lo dico a te, Neapolis. Non so se dovrebbe essere, come si chiama, Omicidio sull'Oriente Express, che c'è adesso in tendenze. E fra, ragazzi, non so se avete visto come c'ha i baffi lui, che praticamente il baffo, come te, se lo tiene così, ma poi si fa crescere quella parte qua di barba, solo qua sopra, e se ne fa un altro. Beh, un'opera d'arte. Neapolis, ci provi, eh? Ci provo. Stiamo parlando di Ngonghe. Comunque sì. A Napoli lo nomineremo Cirillo, perché si chiama Cyril, noi si chiamerà Cirillo. Bello. C'era Ciro Mertens, è andato via, ora c'è Cirillo Ngonghe. A parte le cavolate, penso che il posto a Politano glielo possa togliere. Chiarissimo. Tra l'altro possiamo fare i complimenti a Neapolis per la camicetta meravigliosa. Molto bella. Allora, ma oggi è il mio compleanno, mi sono vestito. Quanti anni fai? 29, era meglio se me li facevo di galera, guarda. No. Beh, va bene, dai. Jay Bata. Cosa ne pensi te di Ngonghe, Pata? Tutti invitati, terza data del forum dei Club Dogo, ci sono io al posto della tipa a cantare. No, un attimo, adesso ci arriviamo. Sì, ma di Ngonghe cosa ne pensi, che eravamo sgoli, Pata? Non ruba il posto a Politano, mai a vita. Ah, secondo te non... Però è fortissimo. Però lo ruba sto clima. Però è forte. Forte, quindi forte. Ruba Kvaratskhelia. No, adesso no, è troppo mancino per andare attenzione, lì. Attenzione. Io vi dico la verità, mi sconvolge che non si parli del fatto che il Napoli quest'estate ha speso 30 milioni per un giocatore che il posto su quella fascia se lo doveva prendere, che è Lindstrom, e adesso ne spendi altri 20 per prendere un giocatore che non voglio dire che sia un'incognita, però arriva dal Verona. Ma io sono d'accordo, per me Lindstrom tecnicamente è fortissimo, io non mi capacito ancora di come... Ma Giova Lindstrom non è il suo ruolo proprio vero, quello là, giusto? No, vabbè, lui lo puoi mettere un po' ovunque, anche dietro la punta. Sì, non è proprio... Il problema è che non è stato proprio messo da nessuna parte, in banchina è stato messo. Lindstrom è stata una cosa tipo CDK l'anno scorso. Tra l'altro, se possiamo puntualizzare, il Napoli non lo può cedere a nessuno se non al suo vecchio club, perché lui ha fatto delle presenze in gare ufficiali quest'anno con l'Eintracht, quindi non può essere venduto ad una terza squadra, perché qualcuno l'ha acquistato alla Fiorentina, non so, cioè non lo può fare per regolamento, non può cambiare squadra. Quando è l'ultima volta che il Napoli ha vinto una Supercoppa, raga? Mazzarri, credo, è vero. 2012. Con Benitez, se non sbaglio. Ah, ok. Contro la Juventus. Allora, andiamo a vedere anche la formazione della Fiorentina, però di questa sera come si preparano i viola. Due Flavio Filippo. Se può essere questa, anche se italiano poi le cambia sempre. Terracciano, Caglione, Milinkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur e Duncan, Iconè, Bonaventura, Brecalo davanti a Beltrami. Minchia, siete messi male, eh? Peraltro credo che l'unico dubbio riguardi l'esterno a sinistra, perché in questo momento, e lo dico con grande rammarico, Iconè e Brecalo stanno offrendo delle prestazioni purtroppo indifendibile, ripeto, lo diciamo con grande rammarico, e proprio per questo credo che l'italiano stia pensando addirittura di schierare Parisi al posto di Brecalo alto. Vabbè, senza Nico Gonzalez è top. Voi ragazzi leggete questa formazione qui e datemi torto quando io dico che l'italiano sta facendo, questa squadra qui è quarta in classifica in Serie A, ragazzi, questi 11 baracconi sono quarti in classifica in Serie A. No, non Beh, effettivamente, queste le parole di Italiano, ragazzi, che dice: abbiamo tutti un solo obiettivo, superare la semifinale ed arrivare a giocarci il trofeo. Troveremo un Napoli forte, campione d'Italia, con giocatori di qualità, mi auguro di averla preparata nel modo migliore per metterli in difficoltà. Essere qua significa molto per noi.
No, questa è Milenkovic, scusate, vabbè, che dice essere qua cosa significa appunto per noi la continuità del lavoro fatto l'anno scorso. Abbiamo la possibilità di giocare una semifinale e provare ad andare a giocarci un trofeo. Le altre tre squadre sono molto forti e ognuno di noi deve dare qualcosa in più. Siamo motivati, ambiziosi e abbiamo tanta, tanta fame. Siamo caldi, qua? Allora, auguri al Napoli per la vittoria, sono i campioni d'Italia, quindi i favoriti sono loro. Attualmente no, attualmente stai dicendo una cosa che non è vera, perché attualmente la Fiorentina è quarta e il Napoli ottava. Però il tricolore sul petto chi ce l'ha? Il tricolore sul petto chi ce l'ha? Se, però, se il Napoli vabbè, non però vince, mi sembra che sia un po' perché fa un po' acqua questa sua faccio interpretazione. Vedere le quote e ti faccio vedere che non è così, Flavio, ci sono quote alla pari, quindi... Ma il Napoli è favorito dalle quote. Ah, ma sì, ho capito. Alla pari, dai. Ma Tanta roba, eh. Ciao Yolanda, non ti vediamo benissimo, immagino che sei a casa. No. Bellissimo, bellissimo. Mancava tantissimo la nostra Yolanda nazionale. Ma la posizione in cui ora può essere un... Ah no, andata via. No, poteva essere uno... Come si chiama quelle minchiate che escono ogni tanto nei commenti? Una gif, quella cosa là. Ah, ecco. Napoli-Fiorentina, come la vedi, Pata? Stasera? X, X. Ma possono è andata e ritorno, no, raga? No, deve no, finire no, rigori diretti. Il ritorno lo fanno in Sudafrica settimana prossima. No, no. No, il ritorno lo fa uno a casa appena perde. Iole, ci senti? Diretti. Ci senti bene? Ikese finisce. Tantissimo, tantissimo. Ikese. Che bello. Però Didia Manfa si riesce a Iole che non si sente lei, cioè oppure lei non ci sente. Sì, 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 secondo me ci sente, ma non si sente lei. Adesso glielo dico. Allora, partiamo da... Queste sono le quote, ragazzi, di questa sera. Napoli, che è leggermente in vantaggio, non gioca in casa, oppure in questo caso chi gioca in casa in realtà ha più biglietti. Non credo. Non cambia nulla. Non cambia. I biglietti, penso che ci saranno 15 italiani allo stadio stasera, compresi i calciatori. Ma veramente? Sì, i tifosi non ci vanno. Quanto costa per un tifoso andare a Riyadh? Non lo so, ma è un disastro. Noi come Radio Bruno abbiamo inviato due persone, un viaggio di oltre 24 ore, disastroso logisticamente, veramente tremendo. Dobbiamo chiedere a Ciccione. No, in totale, ragazzi, 4-5 giorni, giornalisti, colleghi che sono andati, hanno messo in conto di Yolanda. Spendere... Sì, io vi sento bene. Meglio, anche noi, davvero. Buonasera Yolanda, la nostra Yolandona nazionale. Iole, sei pronta per stasera? Buonasera anche al figlio, buonasera. Buonasera. No, non si è rotto, amore. No, 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 no. Ci sentono, ci sentono. Ti fa Napoli già, Iole? Vai, guarda i cartoni adesso, amore. Dagli il tablet, mi raccomando. Sì. Allora. Gabriel, sì, come no? Allora, vi faccio vedere anche l'underover, vi faccio vedere Spalletti un po' di quote. Anche... Cosa hai fatto quando hai visto Osimhen, Gabriel? Aspetta, diciamo. Aspetta. Ah, ma secondo cosa me hai fatto, Gabriel, la domanda quando di hai visto prima, lei. Hai pianto? Ti sei emozionato? No. Cosa hai fatto quando hai visto Spalletti? È contento di partecipare alla live. Sì. Allora, vi faccio vedere... Allora, Patacchini dice X, Giovanni. No, per me andiamo noi avanti. Passa il Napoli. Senza paura, Gio, come la vedi? Protagonista della partita, chi vedi? No, non lo so, protagonista... provo a darti un'idea. Varak. Ma dai, Gio. L'avevo pronto. Ma tu ci credi ancora... Ma voi napoletani ci credete ancora in Vara? Sì, sì, ma lui è fortissimo, Andrea. Minchia. Boh. No, io quello che ho visto quest'anno è proprio poca cosa. Anche io l'anno scorso mi buttavo. Se vai a vedere l'X di Kvara è molto più forte di Lautaro Martinez. No, dai. Sì, sì, è forte. No. È forte. Io ti parlo di XG, no, di Golfatti. Io ti parlo di come imposta il gioco. Kvara quest'anno sta facendo... Non voglio sbugiardarla, per essere un attaccante... Forse l'unico che non dovevi nominare.
No, no, per essere un attaccante, quello che sta dicendo lei è ancora più a favore di Lautaro, perché cioè, se tu mi dici che ha meno occasioni ma ne trasforma di più, cioè, stai dicendo che Lautaro è un attaccante più forte. Cioè, ma perdoniamo solo perché è il compleanno. No, non è un attaccante. No, però Lautaro è punta. Kvara non sta giocando punta, gioca esterno. Non è un attaccante Kvara. E sta avendo un rendimento più alto dell'anno scorso. Se ci pensi, Kvara poteva fare tantissimi gol, solo che non la butta dentro. Ma non è un attaccante. Quello è il problema. Non vanno contati i gol di Kvara, vanno viste le partite. Questo è un concetto che a molti sfugge. Allora, fate parlare il più grande tifoso di Kvaratskhelia. Bravo. Per parlare di Kvara bisogna guardare le partite, non bisogna guardare gli highlights. Kvara in 90 minuti combatte come un eroe, e l'abbiamo visto con la Salernitana, un eroe in campo, da solo in un Napoli disastroso. Quindi stasera è una grande occasione. Sentiamo il Kvara della Got League, per favore. È molto simile a Gepata, molto simile a Gepata, Kvara. Però ad oggi io ho anche un po' più di culo, perché ci vuole anche quello, e la butto dentro. Kvaratskhelia io lo vedo molto, molto sfortunato, però io vedo che lui ha fiducia, e ha fiducia soprattutto della piazza. Deve rimanere sereno, perché ci sta che ci sono dei periodi così per un calciatore, raga. Cioè, Kvaratskhelia è uno dei giocatori, cioè l'anno scorso eravamo qua a parlare di uno degli esterni più forti del mondo, quest'anno non puoi dire che adesso, cioè, per me è fortissimo, cioè io pagherei oro per averlo all'Inter, sinceramente è fortissimo, raga, cioè. forte Io sono d'accordo, dategli fiducia, però secondo me da solo quest'anno, come l'anno scorso, fa più fatica a risolvere le partite. È normale, ma perché proprio... l'anno scorso girava tutta la squadra, esatto, bravo. Adesso sai cos'è, Manfredi, che non mi piace di fare a schede? C'è una cosa che non mi convince ancora. Io sono la fidanzata, è bruttina. No, la fidanzata invece è interessante. Pensate molto interessante la fidanzata. A tutti gli scaldabagni con cui siete stati prima di diventare una ragazza. Prego. No, dicevo Manfred, no, una cosa molto semplice. Lui per me resta uno dei più forti al mondo nel modo che ha di giocare, di interpretare il ruolo, la qualità che ha. Il carattere, ho trovato delle fragilità. In un Napoli in difficoltà lui gioca male, è nervoso, se perde una palla fa casino. Sempre onesto Spadoni, comunque, giusto, sono d'accordissimo. Sì, assolutamente, sempre onesto. Ma ragazzi, ma avete visto Mazzarri che è andato in conferenza stampa con tre orologi? Sì, bellissimo. Ma come mai, Giova, scusa? So, Andre, dicono che a Napoli ce li rubiamo, è andato là con tre e tornerà con tre. O li ha portati, diciamo, per venderli, dici, finché vado là. Ho visto che fa sempre così, magari ne tiene tre. Manfred. Sì? Manfred, hai visto la squalifica a Moreno? Adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo. Scusate, secondo. Allora... No, vai, Manfred, scusa. Finiamo allora. Giovanni, passano con Kvaratskhelia protagonista. Filippo, io mi aspetto una partita personalmente molto bloccata, perché entrambe le squadre in questo momento, per motivi diversi, sono un po' in difficoltà, e io personalmente mi aspetto i rigori e poi lì bello Christensen che entra al 90esimo solo per parare i rigori e passa la Fiorentina. Pata diceva X, Pata, ma dopo il pareggio dove vanno? E se ne vanno bello che ai rigori, vince il Napoli ai rigori. Napoli ai rigori, Neapolis. 0-1 Fiorentina, Nzola. Mamma mia. Spadoni, non so se... Ma Spadoni l'ha detto? No, per me è una partita difficile, perché sono in campo il mio 20%. Io sono tifoso al 20% di Kvara e al 20% della Fiorentina. Okay. Il resto di altre squadre che cambiano a seconda delle giornate. Oggi anche l'Inter 5%. Io tifo Fiorentina, quindi spero che vinca la Fiorentina. Penso che ce la farà. Stasera preferisco la Fiorentina. Cioè, bene, quindi... Ma grandi numeri di Kvara, grandi numeri di Kvara. No, io penso onestamente, ora tornando seri, che sarà una partita molto tirata, ragione Filippo, però penso che i campioni, che è il Napoli, e mi riferisco a Kvaratskhelia, usciranno la giocata per vincere la partita. Noi non ne abbiamo, quindi ho paura che poi la giocata di un campione nella partita secca possa fare la differenza. Giusto, anche secondo me passa il Napoli nei 90 passa il Napoli per me.
Invece io vi dico che secondo me la partita termina o 2-1 o 3-1 per il Napoli nei 90 minuti, ma se dovesse terminare in pareggio, secondo me la porta a casa Mazzarri. Se dovesse andare ai rigori. Yolanda, un pronostico al volo prima che se ne va la linea. Tosta. Già se n'è andato. Beh, bello chiudere così, però. Così, 12 minuti. Ah, niente, Iole, non ti va? Allora, noi terminiamo questo capitolo con di Fiorentina e Napoli. Se tutti avete fatto i pronostici, ci vediamo stasera, ragazzi. Vi faccio un in bocca al lupo. A Filippo, Neapolis. Auguri, Neapolis. Auguri. Ciao, ragazzi, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Iole. Ciao, Flavio. Ciao, Giova. Ciao, Neapolis. Della Juve, sì, devo gufare. Prego, Spadoni, prego, che dobbiamo trattare un caso scottante. Che è successo? No, volevo capire, io devo andare? No. Se vuoi fermarti 10 minuti, ferma. Stai qui con noi. Mi fermo. Anche Yolanda, perché... Stai riprovando... Ma basta metterla! anche perché è successo un caso scottante nella musica italiana. Ma sai che io non l'ho sentito? Ce lo volevamo sentire? Il brano di Club Dogo? Vai, sentiamo. Perché praticamente cosa dicono? Somiglianza tra un brano dei Dogo e quello di Patta. Ma quello di Patta è uscito prima? Sì. E allora, la facciamo sta querela o no? Sentiamo il brano di Club Dogo? Vai. Indelebili. C'è su YouTube? È regolare. Indelebili Club Dogo. Allora, vediamo. Chi non l'ho sentito? Eh? 55 secondi. Signori, guarda. Sappi che non sei solo a difendere il cantante calciatore. Prende posizione il più grande cantante italiano a oggi, l'uomo che ha sbancato TikTok con la sua nuova canzone. Un onore avere qui il Pomo de Palagiano. Io fino alla morte difenderò la mia categoria. Che sarebbe così? La mia categoria, e lo posso dire, nascere influencer, ma fare canzoni. Perché noi abbiamo più potere rispetto a questi 4-5 cantanti di merda. Ma adesso no, dopo mi sembra. Si salvano due cantanti. Sfere Basta e Nico Pandetta, stop. Beh, mi sembra esagerato, Enzo. Effettivamente, però, Enzo, non so se l'ha sentita, ma... Facciamo una domanda, tu quando l'hai registrata la tua? Cioè, reccata? Quando hai avuto il beat tra le mani? Ce l'ho avuto gli ultimi di novembre, primi di dicembre. Ce l'ho margini per la querela. Ma diciamo, Enzo, no, che potrebbe essere un mixtape, come fai tu, eh? Un remake. Remake, chiedo scusa. Ma ti hanno scritto, Pata? Allora, no, non mi ha scritto nessuno. L'unica roba è che... Ma dicono sia un sample di YouTube, scusate. Esatto. Vabbè, ma allora dovete andare a fanculo tutti, dai. Ma manco io con GarageBand nel 2002 facevo ste robe. Non è un beat di YouTube, è un sample, la vocina. È un sample che c'è su, non so, i programmi che... YouTube, ha detto Tony Zappari, grande produttore di YouTube, anche lui fa musica così. No, vabbè, comunque sono contento che hanno, tra virgolette, preso spunto dalla tua canzone, Pata. Ah no, ma non avrà mai preso spunto. Pata, quanti stream, quanti... Permetti. Quanti ascolti hai fatto? Quanti ascolti hai fatto? 200.000 circa. Enzo, quanti ascolti hai fatto con... non voglio lavorare, mi servono i soldi, la nuova hit. Quasi 300. Azzo, sono tantissimi, ragazzi.
A voglia, raga. Ma cioè, non, guarda, non che oggi... ad oggi non c'è. Ma questo su Spotify? Ma poi sì. Ti posso... No, però scusami, Enzo, io so che tu, cioè, con, avendola fatta con cosa, l'avrei fatta anche su TikTok gli ascolti. Quanti, quante volte è stato utilizzato, no, ragazzi, il suono? A oggi, e Patta sicuramente mi darà sarà d'accordo con me. A oggi gli ascolti su Spotify non contano un cazzo. Attenzione, no, no, il parere. Attenzione, qua no, si fa cultura. Vedo Patta annuire, quindi capiamo un attimo. No, ma perché comunque oggi, per dirti, per dirvi, la canzone che ha fatto l'anno scorso Patta, Palleggio di testa, ha fatto Milano Bologna. E io 500.000 ho su Spotify. Ok, ma ha un bacino molto più esteso. Perché grazie a TikTok, ai balletti, ai video. Tanto ricordo che sta arrivando TikTok Music, che sarà il competitor di Spotify. Quindi in realtà. Esatto. E varrà come ascolti, ragazzi. Quindi pronti, perché secondo me la musica cambierà molto. La visualizzazione di un video di Jayano, della canzone nuova, a video, in realtà su TikTok Music viene contato come ascolto. Sì. Quanti ascolti ha fatto Jayano su TikTok? Pata, vai a controllare un attimo. Enzo, anche te, che così capiamo quanto ha fatto la tua. No, io su TikTok ho diversi, perché Blur ha reagito, quindi ho migliaia di tipi diversi. Cioè, ah, non quindi so. Non riesci ad avere un'idea? No, è saranno... per quello che sta nascendo. È per quello che sta Ma te quante volte, tu lo sai quante volte hanno usato il suono, Enzo? Comunque fai da 10 allora, anni internet, fatti un'idea. Ti dico, noi abbiamo preparato un preventivo, un'etichetta discografica, proprio, e volevano esattamente il numero di visualizzazioni a video per mi servono i soldi. E noi una sera a testa, eravamo in 5 a lavorare, se andate a vedere tutti i video più o meno delle persone che hanno fatto un video con Mi servono i soldi, non ci crederete, ma ha fatto più di 200 milioni di visualizzazioni, punto. No ma ragazzi, è così TikTok, cioè non ce n'è. Angelo, la stessa cosa la dicevano di Spotify quando è nata, proprio i tuoi rapper bravo, preferiti. Bravissimo. Dai, ci vediamo, bravo. Bello mio. Ma si monetizza, questi numeri si monetizzano? Certo, si monetizzeranno, sì, penso proprio di sì. Senti, no, lui chiede adesso, credo. No, cioè, secondo me no, no adesso no. Che si fa, Sì, su Spotify si monetizza. In però più poco, secondo me. Però, raga, io non, cioè, non sono un cantante, non me ne intendo, però secondo me i soldi, quelli veri, se un cantante... Ma cos'è, scusami, Pata, a oggi un cantante, se non uno che utilizza... l'arte della musica per dire dei testi vuoti. Beati voi che ci fate ridere, complimenti. Complimenti anche a Fube, grande cantante, per quello che oggi è il cantante, diciamo anche. È vero, è così, ma io godo, io godo come un cane quando vedo Jay Pata fare i numeri con una canzone. Oh raga, ma faccio per favore, ragazzi, ma io conosco rapper che, cioè io penso che negli ultimi 12 anni ho cambiato 15 volte il personaggio. Conosco rapper che da 12 anni, da 25 ancora le stesse canzoni. Tutti gli anni uguali. Ya, compa. Cioè io ho qualche anno in più, vi capisco a voi, godete avere voi, comunque. Fube non è un trapper, Fube è un artista, portate rispetto a Fube. Allora, no, se riesci, ti volevo far vedere una cosa. Se riesci, meglio che vai tu su YouTube, che se no a me non va fluido. Se vai su YouTube di ZV Jackson per vedere l'ultima partita della Play to Give, perché bello. C'è uno scandalo che riguarda. No, ma raga, l'avete visto? No, a parte lo scandalo, ma voi avete visto cosa è successo Maui Bertocchi con Ragnar che ha fatto il video? Sì. Allora, pesante. Io ho visto il video, Andre, ti chiedo la gentilezza di farmi un piccolo, io ho visto solamente che ha preso dei cazzotti Ragnar, ma no. Il succo non l'ho capito. Stasera ne parleremo, Enzo, stasera ne parleremo, perché allora, vabbè, ti collego. Praticamente ti collego. Da una parte Ragnar ha fatto questo video backstage dove fa uscire gli outsider in un certo modo, e oggi Maui ha risposto tramite le sue storie dicendo che è uscito nel modo, sai, un po' stile Iene, no? Che l'hanno fatto uscire un pochino da che lui odia le vittime, il vittimismo. Secondo me la verità, come in tutte le robe, sta in mezzo, anche se in quella partita lì è capitato l'episodio, tant'è che è stato l'unico espulso che fino adesso abbiamo fatto, proprio bannato, nell'episodio del pollo, che quello lì è stata una roba che non potevamo immaginare, l'abbiamo allontanato. Ce n'è stato anche un altro nella
partita di Pata, dove c'è stato quel face to face, ne parleremo tra l'altro stasera al salotto, tra Di Lillo e ZV, che però è stato molto più leggero rispetto a quello, molto più leggero. Cioè, non bello da vedere. No, però, non bello, ma anche perché secondo me ZV mi sembra proprio il tipo più tranquillo del mondo, e secondo me è finito in mezzo a una roba di nervosismo che quando perdi, anche io tante volte quando giocavo a calcio, gioco con i miei amici, mi incazzo, però perché non sei lucido. Spero sia stata una cosa... Una domanda, ma Maui... Salve Harry. Bravissimo ragazzo, mi sta anche molto simpatico. Perché è popolare? Penso che abbia fatto... Uomini e donne. Ha fatto... Eh sì, il corteggiatore. È stato scelto lui, Sì, è stato scelto... Ma dai, no, non lo sapevo! Però prima corteggiava la sorella della Nasty, se lo volessi sapere. Ragazzi, come state? Ma ancora questi ragazzi, uomini e donne, chiedo a chi segue. Io ho vissuto la generazione. Sentiamo. Ciao ragazzi, come state? Niente, purtroppo sono a fare questo video perché la gente non si sa comportare da uomini. Io ci ho provato a avere alla fine della partita un rapporto civile. L'ho chiamato davanti alle telecamere a Ragnar per fare pace, per finirla qua. Lui si è voluto comportare non da uomo. Però io mi ricordo che avevano fatto pace a fine partita davanti alle camere, effettivamente. Fare per l'ennesima volta una figuraccia, inventandosi bugie per passare da vittima. No, non capisco. Da Giulia Cavaglia, ma durò 3 mesi. Lo so io perché. Che non è. Però niente. Il risultato l'ha portato. Io ci tenevo semplicemente a farvi vedere cosa dice lui e poi invece cosa è successo. Per non far vedere che ero io che picchiavo. Ma nel frattempo arriva... A quanto ho capito dalla scena si vede Maui che mi prende dal collo, dalla bocca e dal collo. È diventata praticamente una leva, stavo un giorno a WWE a quanto pare. Mi piace scherzare su queste cose, ma purtroppo non c'è un cazzo da scherzare. Maui! Arriva Steven Basalari che prova a tirare via! Ma cosa sta succedendo? È a toccare il pollo, Ragnar! Ma questo è serio, Steven? Ma Steven ce l'aveva, l'ha tolto, l'ha tolto dalla rissa e basta. Vabbè, si è vendicato, raga, della roba del pollo, punto. Sì, ma raga, ma l'ha tolto dalla rissa. No, ma non mi sembra, da qua non si vede. L'ha preso, gli ha detto stai fermo, non andare nella rissa. Esatto, mi è sembrato anche a me. Lui dice che mentre il pollo che sto attaccato, lui dice ingiustamente, ma noi avevamo tutte le motivazioni per attaccarlo senza alzare le mani, perché alzare le mani è sempre sbagliato. Ma nel momento in cui viene aggredito, che come potete vedere io non ci sono, no? Vado da Ragnar e lui dice che io gli ho messo le mani addosso, tipo wrestling, ma invece io sono andato lì, come potete vedere, per dividerlo. Però effettivamente, raga, Ragnar dopo c'aveva tutto il collo qua rosso, magari nel casino non ha capito chi è stato, però... Ma non è stato Mamu, comunque, è stato un altro che l'ha preso, se lo vedi nel video. Ciao ragazzi, come state? Si vede, lo vediamo stasera perché sono le 16:01, però possiamo... Seguite la fucina che domani esce il video del terzo, mi raccomando, tutti a seguire, mettete il link. Dov'è Moreno che lo vado a prendere? Minuto, primo tempo, 10 minuti, primo tempo. Come 10 minuti? Primo tempo. Della sfera, in modo qua, che... vai un po' avanti. No, forse qua. Qua, vai avanti. Cosa, Golden Stake? No, guarda che è successo, va. Questo. Questo. Un fallo da dietro, si accende anche il mister avversario, arriva l'arbitro, vediamo, ed estrae il cartellino rosso al 14° del primo tempo, rosso diretto per Moreno, play to give in 10, dopo nemmeno un quarto d'ora. Andiamo un attimo a rivedere che cosa è successo, perché Moreno liscia e poi cercando di recuperare il pallone colpisce in pieno, ma non è rosso, però... No, aspetta, tu non sei la cosa più bella. Cioè, secondo te posso dirlo, Pat, tanto è ufficiale. Sì, no, certo. Allora, non posso dire cosa ha scritto l'abito sul referto, perché non me la sento, ma Moreno per questa cosa è stato squalificato... Fino a marzo. 2 mesi. Fino a... 2 mesi. Solo che non è che ha picchiato qualcuno dopo. È arrivata pochi minuti fa. Perché commette subito un fallo da dietro loro, perché... Questa era una cosa. Ha detto qualcosa all'abito. Sì, ragazzi. Infatti, perché se dà rosso per questa roba qua. Sul referto, Manfred, puoi dire se ha detto se per le parole o per il gesto? L'arbitro scrive Manfred, altre cose oltre a questo. Manfred non c'era la partita, raga. Sì, l'arbitro scrive altre cose. Io non c'ero perché, tra l'altro, mi ha infortunato Moreno. Che era giovane, momento. Dicevi, Pata? L'arbitro era giovane. Moreno fa questo fallo.
solo che già non gli stava simpaticissimo all'arbitro, ok? In più era il capitano Moreno. Quindi cosa succede? Fa questo fallo e poi gli dice delle parole che non ho visto all'arbitro dopo il fallo. Cioè, proprio sai quando vai dall'arbitro e gli fai, oh, coglione. Sì, così, sì, no? Gli fa brutto. Però io non sentivo perché ero lontano. Poi vanno fuori e litigano a fine primo tempo. E litigano a fine partita. Però Moreno è incazzato perché dice... che vuole sapere come si chiama l'arbitro, perché comunque dice che l'arbitro gli ha messo le mani addosso a Moreno. Vuole far aumentare la sua squalifica qui. No, però no, ma raga, era troppo giovane l'arbitro, troppo inesperto. Cioè, nel senso, il fallo è da rosso. Vabbè, ti aspettiamo la GOT, More. Che tanto. Tra l'altro, so che c'è un'idea di canale anche con ZV Pata. Bene, bene. Ma tu hai visto cosa ti ho mandato su WhatsApp? Adesso? Adesso, guarda, no. Adesso il live. Vabbè, me lo vedo. Leggi ad alta voce la quota di Az è 1,10 di Pancio. Sì, sì, ma anche meno, secondo me. Allora, attenzione, chi è? Questa chi è? Sera. Chi è? Ci puoi dirci? Lo dico? Lo dico? Manfredi. No, lo diciamo stasera. Grazie, Bada. Seguitelo. 30 e 23 post partita Napoli Fiorentina. Grazie Spado, grazie Enzo, grazie Harry, grazie Pata. Ciao ragazzi, stasera sveglieremo il nome di Pata al salotto e poi dopo facciamo il red qua. Ciao raga, grazie a tutti. Vai dal Masseo.